andiamo ora a collocare nel nostro contenitore il menu così come abbiamo progettato nel nostro sito di riferimento. Per fare questo dovremo andare a lavorare nel nostro foglio di stile andando ad inserire una nuova area. Quindi div cancelletto lo chiamiamo menu, il nome abbiamo detto può essere di fantasia, quindi quello che noi vogliamo. Come lo costruiamo questa area questa volta? La costruiamo con una ampiezza del 95%, perché comunque vogliamo che resti un piccolo margine a sinistra e a destra. Anche l'altezza non potrà essere del 100%, ma un'altezza statica questa volta di 30 px, ci consentiranno di mantenere una stessa proporzione indipendentemente dalla finestra. In questo caso avremmo potuto farla percentualizzata, ma decidiamo che sia statica. Il colore di sfondo della nostra finestra dovrà essere in contrasto con quello del contenitore e per diciamo, mantenere lo stesso equilibrio di colori, diamo il colore blu che era quello utilizzato precedentemente per il testo. Anche questo contenitore avrà gli angoli arrotondati, quindi il border radius di 20 px, e non inseriamo margini intorno al nostro box. Quindi salviamo e andiamo a collocare, come sappiamo, all'interno dell'indice della nostra index, il valore e l'area del menu, il contenitore menu. Noi in questo caso mettiamo una div id menu all'interno della div id contenitore, perché dovrà essere collocata al suo interno. E come facciamo l'elenco puntato? L'elenco puntato possiamo effettuarlo con la nostra UL, perché per costruire il menu abbiamo diverse modalità: o inserire le voci in una tabella di una riga e quattro colonne nel nostro caso, oppure in diciamo, una lista non ordinata, dove però per default in realtà sappiamo che l'elenco verrebbe messo in verticale e non in orizzontale. Quindi vedremo come potremo agire per questa cosa. Intanto viene predisposto con diciamo ognuna delle voci presenti nel menu, dove ognuna di queste voci, come home, contatti, FAQ e link, debbono a loro volta essere delle parole calde. Quindi la voce sarà compresa tra il tag A e il tag slash A all'interno del selettore LI, e così per tutte e quattro le voci. Però diciamo l'effetto di quanto noi abbiamo scritto, possiamo verificarlo aggiornando, ma vediamo che l'area effettivamente è stata costruita, ma l'elenco puntato risulta essere verticale con i colori di default per quello che riguardano gli elenchi, diciamo i tag relativi alle ancore, ai link. Di bluette il colore dei link non visitati e invece differenziato il colore del link già visitato. Come possiamo trasformare questi elementi? Naturalmente lavorando all'interno del foglio di stile. Verifichiamo che cosa bisognerebbe fare. Quindi per l'area relativa al menu, quindi è sufficiente richiamare cancelletto menu, perché vogliamo una caratteristica specifica delle ancore per questa area. Quindi facciamo riferimento al contenitore dove andremo a metterla, nel nostro caso è il menu, e specifichiamo qual è il nome del selettore. All'interno delle parentesi graph andiamo a dare le caratteristiche, ad esempio che il font size possa essere un pochino più grande dello standard, che il colore sia
un colore diciamo più o meno giallo con le componenti al solito del red, del green e del blu. Non vogliamo la sottolineatura, naturalmente queste sono caratteristiche che ognuno di noi potrà scegliere, in questo caso vengono stabilite queste che vediamo, e quindi la text decoration ci consente di non sottolineare le parole calde e in più vogliamo che sia in grassetto, quindi il font weight bold. Però le caratteristiche che noi abbiamo dato varrebbero sia per i link visitati che per quelli non visitati, che per il momento in cui sono attivi, sia quando passiamo sopra con il mouse. Se volessimo differenziare questo aspetto, dovremmo dare alla proprietà a due punti hover, che è appunto l'evento in cui noi passiamo sopra con il mouse, delle specificità. Nel nostro caso, per esempio, cambiamo il colore di sfondo e il colore del testo nel momento in cui passiamo sopra con il mouse. Vogliamo però anche che l'elenco puntato non sia in verticale, ma diventi orizzontale. Naturalmente, il selettore LI, deve avere queste caratteristiche soltanto all'interno dell'area del menu. Per questo motivo, scriviamo le proprietà, così come abbiamo fatto per il tag A, mettendo davanti il nome dell'area in cui andiamo a collocare l'elenco puntato in esame. Quali sono le proprietà? La proprietà display, che per default è block, cioè significa che ognuna delle voci dell'elenco puntato diciamo utilizza un'intera riga ed è un blocco unico fino alla fine della riga. Invece, cambiando questa proprietà con il inline, si consente di scrivere le voci dell'elenco puntato della lista tutte nella stessa riga. Diamo anche un padding percentualizzato che distanzi l'una dall'altra le voci. Quindi salviamo queste caratteristiche nel foglio di stile, andiamo a verificare l'effetto sulla nostra pagina. Effettivamente vediamo che le voci sono state scritte con colori diversi, è un elenco puntato non più verticale ma orizzontale, ha una spaziatura dovuta al padding e nel momento in cui noi passiamo sopra con il mouse, oltre alla manina, abbiamo la possibilità di cambiare il colore di sfondo e il colore del testo.